problema che è stato ed è tuttora, fino a prova contraria, insomma, no, ma si sa come le nostre amministrazioni spesso latitano, insomma, gli amministratori sono degli esseri strani che si trovano ad amministrare. Nel caso di Monselice, insomma, non risulta ancora finita l'esperienza monselicense, dunque il nostro Carlo Carena è un longevissimo presidente, anzi dal 93, insomma, no? E quindi l'anno dopo la scomparsa di Folena, lui è stato un ottimo, eccellente, misurato presidente del premio Monselice. E il premio Monselice è stata una manifestazione che, insomma, comunque la si voglia giudicare, e va giudicata, va storicizzata, ha avuto momenti così diversi, insomma, no? Certamente gli inizi, per esempio quegli inizi che si legano ai nomi come quello di Fortini, con il nome stesso anche un po' dopo magari di Richelmi, o insomma, ecco, gli inizi di Monselice si legano poi ai nomi di Sereni, di Luzzi, oltre che di Fortini, ovviamente di Pontani. Dunque è stata una manifestazione comunque significativa che ha dato un'occasione continua, insomma, prolungata negli anni, di riflettere sulla traduzione, sui traduttori, sul mondo editoriale della traduzione. E dunque, insomma, vorrei portare un po' il discorso, prima di andare definitivamente poi sulla traduzione, insomma, proprio sulla tua esperienza, ripeto, come anche il nuovo presidente così della giuria di quel premio, che ha fatto anche non solo storia, ma è stato anche esempio imitato in Italia, quando in Italia era l'unico premio, era l'unica organizzazione così immaginata proprio da Folena, insomma, no, su questo l'ambito della traduzione. Vorrei appunto che così tu dicessi come giudichi, o cosa ricordi, o cosa puoi dire, insomma, o cosa ritieni importante di quella iniziativa, insomma, ecco, dal tuo punto di vista. È curioso che anche qui i nomi che tu hai appena fatto collegano proprio casualmente, naturalmente, proprio la casa editrice con Monselice. Ricordo a questo proposito che fra l'81 e l'83 dai Naudi facemmo nei Super Coralli una piccola serie che doveva essere forse anche più lunga se fosse stato possibile, in cui appunto dei poeti antologizzavano delle loro traduzioni poetiche. Volumi uscirono nei Super Coralli fra l'81 e l'83, e tra i contributori ci furono appunto scrittori, poeti, legati poi casualmente, ripeto per caso, proprio al premio Monselice. Ricordo questi quattro volumi, mi sembrano molto importanti, forse qualcuno è dimenticato, ma andarlo a rivedere è significativo e interessantissimo. Primo è Il musicante di Saint-Merry di Vittorio Sereni, quindi sono nomi un premiato tra l'altro a Monselice. Era il poeta di Folena, ed è un premiato, no? Poi Il ladro di ciliegie di Franco Fortini, nome già evocato. Il primo premiato. Il terzo volume è Fu addio proibito piangere di Giovanni Giudici. Purtroppo il quarto fu l'ultimo, ma è forse il più legato proprio anche a Monselice, ed è Il cordigliere delle Ande con le traduzioni di Mario Luzzi. Ma è premiato perché era in giuria. E proprio nella prefazione alla Cordigliera delle Ande, tra l'altro, Luzzi rimanda al premio Monselice. C'è un suo passaggio che definisce proprio una palestra anche il premio Monselice per appunto i traduttori, come del resto fu una palestra per tutti coloro che si occupano, bene o male, per piacere o per professione, della traduzione, sotto il magistero del suo fondatore e ispiratore, che appunto fu la Folena. Già le discussioni, i discorsi, le conversazioni della giuria furono già estremamente formativi per chiunque vi partecipasse. E poi ricordo con l'importanza che hanno avuto alcuni di
dei convegni che si tenevano annualmente alla domenica mattina prima della prefazione e della premiazione, e in cui appunto passarono personaggi importanti, quelli stessi magari che poi figuravano tra i premiati e che hanno convogliato a Monselice personalità importantissime da tutte le parti del mondo e da tutte le lingue. La documentazione che tutto questo poi si fissava negli atti curati in gran parte da Gianfelice, però sia dei convegni sia delle motivazioni, perché avevano molta importanza dal punto di vista anche metodologico, le motivazioni del premio che erano vergate dai vari giurati, le dichiarazioni stesse che i premiati facevano al momento della premiazione. Una delle intuizioni che secondo me fu anche geniale di Folena fu quella di immettere fra gli esperti professionali delle varie lingue che erano presenti nella giuria, di immettere anche personalità che non erano proprio strettamente professionali e che pur essendolo lo erano anche sul piano della creazione personale, erano scrittori, artisti, quello che abbiamo citato appunto fu da prima Mario Luzzi, che oltre a essere il francesista che tutti sappiamo era anche scrittore e poeta, e anche Carlo della Corte, che non credo avesse tante qualifiche professionali sotto il profilo della traduzione, che però che portava la voce dello scrittore libero e per conto proprio. Poi anche, e anche questa mi è sempre sembrata una grande intuizione di Folena, il premio scientifico, e anche qui abbiamo avuto la fortuna, il Monselice ebbe la fortuna di avere come rappresentante delle scienze personaggi che avevano anche una formazione o perlomeno una grossa simpatia umanistica, e un grande piacere anche di sentir parlare e di parlare di lettere, come furono appunto Aloisi e la Cerolin, che anche lei aveva una cultura classica notevole, e anche Marchesini, l'attuale rappresentante della branca scientifica nel premio stesso. Bisogna per forza ricordare, anche se è ovvio e fin troppo trito, che Folena è da Einaudi che pubblicò il suo volumetto fondamentale, non solo suo, ma quel volumetto fondamentale sui problemi e sulla storia della traduzione. Che ha anche una contemporaneità con la nascita del Monselice, e cioè organizzare e tradurre, che qualunque traduttore oggi credo sia ancora il manualetto di storia e teoria della traduzione che ancora oggi tutti hanno, da cui ancora oggi ricorrono per sapere intanto la pratica e la teoria della traduzione proprio negli anni in cui andò formandosi la cultura europea, no? Quindi un momento cardine e centrale, cioè tra la latinità tarda e l'umanismo. Con la bravura di aver saputo unire contemporaneamente la ricchezza della informazione con la ricchezza delle idee, cioè il documento storico con l'accumulo, l'accenno alla fortuna dei testi e anche alle teorie che la traduzione venne imponendo essa stessa per sua natura. Mi pare che qui il discorso anche potrebbe può andare oltre, perché proprio queste idee che venivano fuori anche non semplice, poi cioè, quindi incontri di poeti, di traduttori, di artisti, di traduttori, artisti e così via, insomma, forse hanno avuto un ruolo insomma, in quella brillante, bella, simpatica, per tanti versi collana che poi poco dopo il fondo Einaudi ha avviato nei primi anni 80, insomma, cioè quella appunto di scrittori tradotti, ecco, quindi nell'83, dunque scrittori tradotti da scrittori, insomma, non è che sia nata da Monselice, però curiosamente veniva a portare avanti un discorso che a Monselice aveva trovato alimento e che trovava ancora, insomma, continuava a trovare nei primi anni 90 alimento. Ci puoi dire qualcosa su quella? Sì, ecco, dire anche questo, perché
è stata anche la prova lampante dell'interesse che la casa editrice ha sempre portato al problema della traduzione e alla cura che ha sempre portato nella traduzione. Non vorrei fare l'apologista anche qui, a differenza di Monsignor Pellegrino, fare il fanatico. Ecco, però indubbiamente, come citavamo prima, quei quattro tomi dei poeti traduttori, adesso citiamo appunto gli scrittori tradotti da scrittori, che è un'iniziativa partita nell'83, come diceva anche Gianfelice, e che dobbiamo sempre riconoscere, è un'iniziativa personale dell'editore, un'intuizione personale dell'editore, cioè fu lui a dare l'idea di creare questa collana per riunire intorno alla casa editrice le forze migliori della traduzione, i letterati che traducessero ed esprimessero le loro simpatie personali verso i loro autori, prima ancora per tradurre, cioè scegliessero anche un autore, quindi fosse significativo anche da parte dello scrittore traduttore. Non era una novità assoluta, perché voleva anche riprendere, e lo riprende nella copertina azzurra, i vecchi narratori stranieri tradotti di Viloria, di Antebellica ancora, no? Quindi anche questo è un formato minore, un formato più piccolo, ma con la copertina azzurra che richiama quella grande dei narratori stranieri tradotti. E Einaudi la definì, c'era anche un po' il suo programma, doveva essere una collana tra virgolette aristocratica, che è un aggettivo anche molto einaudiano, nel senso di appunto puntare in alto, cercare anche la casa editrice imporsi un compito di scovare i traduttori che fossero aristocratici, nel senso naturalmente letterario della parola, e che scegliessero a loro volta degli scrittori importanti con cui ci fosse una simbiosi che alla fine sprezzasse appunto Scintille. La difficoltà editoriale naturalmente era di studiare, di inventare e poi di tradurre in pratica questi incontri felici tra uno scrittore moderno e uno scrittore antico. Il risultato più imponente ancora oggi, sbalorditivo, fu di sconvincere lo sbuffante Manganelli a tradurre i racconti di Poe, che non fu un'impresa evidentemente molto facile, anche per le dimensioni, perché mentre gli altri sono tutti volumetti di 200-250 pagine, qui si arriva ai 3 o 4 tomi, quindi anche fisicamente fu un'impresa. E straordinariamente Manganelli riuscì a portarla a termine soltanto in un anno, realizzò questa impresa, dichiarando alla fine lui stesso che fu un'impresa, un'esperienza per lui, anche se stremante, però stupenda. Cito ancora, c'è tutto Manganelli qui dentro, una perfetta luna di miele conclusa con un usoricidio, in cui il traduttore ha interpretato il testo come di racconti del terrore, ma superando questo luogo comune, perché sono integrati dal grottesco e non lontani per l'autore stesso dal divertimento. C'è Manganelli appunto e poi insieme, no? Questa capacità che si è riuscita a realizzare in parecchi casi. Ne citerei ancora uno, il secondo volume, il primo fu il processo di Kafka tradotto da Primo Levi. Il secondo numero invece, anche questo sembra sempre inventato, anche se è vero, sembra una storia surreale, cioè è la traduzione dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson, tradotto da Fruttero e Lucentini. Due copie di traduttori, come ci sono due copie della... sembrò proprio un'invenzione della ditta stessa, che non fossero i due traduttori, ma questo era loro l'inventore del libro.